No, volevo vedere un attimo tanto quando sto a Fortnite, ok, va bene. Nulla. Appena caduto tutto. Si è rotto tutto quello che è intorno a me. Però va bene, allora, insufati. Rifiutiamolo. Insufati ma ok, raga. Comunque. Questo. Per me è un botto forte. Vabbè, raga, simuliamo tanto. Speriamo di vincere, siamo in casa. Infatti non c'è qualcuno. Ha segnato proprio anche i fati. Anche parte di piano di qua, però non manca giocarli. Scusatemi raga, per la tosse giochiamo un po' con le corre un po' più forti. Già niente da togliere l'unese, però in carriera. Sì, vabbè, riaccettiamo l'offerta. Ok, raga, comunque sto sempre a vedere a Fortnite quanto sta. Sta a metà della fine di tutto l'aggiornamento. Vabbè. Vinciamo anche questa a rigori, raga, a rigori 4-3. Siamo in finale di Coppa Italia. Ok. Ok raga, contro il Verona essendo ospiti. Non andrei a giocare. Non si sa mai, siamo a 4 punti dalla Juve, che è la prima, e quindi non si sa mai. Preferisco andarlo a giocare. Ah, è vero, io utilizzo sta cosa che è un botto strano. Vi faccio vedere. Dopo cerco di togliere perché comunque c'è un partito è brutta. Guardate Ci attende un match tutto da vivere, due squadre pronte a darsi battaglia, a regalare spettacolo. Non cambiate canale. Gara che si svolge sotto la pioggia con tutte le incognite del caso, a partire ovviamente dalla tenuta del terreno. Passa, passa. Ok, questo. Impostazioni. Accessibilità. Contrasto. Cioè, quelle predefinite a 5. Lo rimetto 5. Qui Pierluigi Pardo vi parla assieme a Stefano Maglia. Nava che curerà il commento tecnico. Amici da casa, è tutto pronto per questa super sfida della Serie A. In campo Hellas Verona e Fiorentina. Vedremo come l'affronteranno le due Vado, squadre, vado. se Ok, sceglieranno di vado. adottare un Guarda, approccio più prudente, almeno all'inizio, o se una delle due squadre prenderà subito. Si libera bene qui. La mette in aria, attenzione. Deve perdere palla. Vediamo la formazione iniziale del Verona. Sembra non esserci troppo spazio per la tattica. Hanno scelto il 3-4-3 dalla vocazione spiccatamente offensiva. È una squadra che gioca un calcio votato all'attacco per ansia di gol e spettacolo. Speriamo di non essere smentiti oggi. L'11 titolare con cui scende in campo la Fiorentina. Si schierano con un classico 3-5-2, modulo che all'occorrenza può trasformarsi 5-3-2 in fase di ripiegamento, ovviamente se si abbassano gli esterni di centrocampo. Non ha fasce in grado di dare un buon contributo sia in fase di spinta sia quando si tratta di difendere. La squadra ospite può contare su una difesa praticamente imbattibile, la meno superata, la meno battuta del campionato. Hanno dimostrato una solidità incredibile in difesa, concedendo pochissimo. Non sarà facile agli avversari fare gol oggi. Tanto guarda un attimo quanto sta Fortnite, che sta a 200 su 300 e... Guarda Vediamo cosa inventa ora.
a buttare il pallone, peccato, deve essere una... Il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti dopo il gol, comprensibile la loro gioia. Il risultato del dunque Lellas in vantaggio. Riconquista palla con un intervento giudicato regolare. Attenzione a William, pallone invitante, respinge il difensore. Rimessa con le mani da buona posizione. Chiesa, Eric Pulgar, prova la botta, hanno trovato il gol del pari, i loro sforzi sono stati assolutamente ripagati. Tutto da rifare dunque, si riparte come se si fosse ancora sullo 0-0, certo è che ora potranno sfruttare l'inerzia del match al loro vantaggio. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Puntuale qui il difensore nel recupero. Appoggiala, bravo, mandalo. Cazzo, dormito. Ha spazio per andare? Sventa qui la minaccia. Passaggio da dimenticare, palla regalata agli avversari. Non ho visto un... Palla consegnata agli avversari. No! Riconquista il pallone. Piove e diventa cruciale la scelta dei tacchetti giusti per i giocatori. In queste condizioni è fondamentale, Pier. Ci vuole poco a scivolare sul terreno viscido. Attenzione! E c'è la parata, senza difficoltà per il portiere. Perdono palla banalmente. Ronaldo, sto sempre guarda Fortnite. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. La loro stagione sta andando veramente alla grande, Stefano. Una stagione fantastica, sono sicuramente tra i favoriti per il titolo, Pierluigi. C'è il Rodrigo! Hanno trovato il gol del vantaggio che non dà la sicurezza alla vittoria, ma è davvero un grande vantaggio tattico e psicologico. Devono mantenere alta la concentrazione, è l'unico modo che hanno, secondo me, per portare fino in fondo questo risultato. Il punteggio adesso è di 2-1. Buona qui la lettura del difensore. Oggi anche la stagione leggermente. Eric Pulgar, Chiesa, si affidano alla circolazione di palla, tiki taka per creare gli spazi. Bravo a intercettare il passaggio, non che fosse difficile. Raja Nainggolan, Eric Pulgar, occhio all'avanzata dei viola. Il difensore è un muro su questo tiro. Bravo qui a smarcarsi. Ecco il tiro. Tiro a giro. Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Mamma mia ragazzi, 3-1 di Ansufati. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altre imprese. Non facile per quanto si è visto finora. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Recupera palla intercettando bene il pallone. Lo vede. Ha spazio per andare. Attenzione, c'è fuori gioco, è tutto fermo e se ne stava andando verso la porta. Linea alta, concesso la profondità e fuori gioco. Arbitro dice che può bastare, il primo tempo si chiude sul risultato del 3-1. Non sta facendo mancare il supporto, nemmeno oggi positiva la sua prova. Ha calciato diverse volte in porta, trovando anche gol in 1-15. Raga, ho rimasto anche molti poster.
Fiorentina avanti dopo il primo tempo, comincia adesso la ripresa. Devo fare dei post migliori, anche delle macchine fotografiche, anche per fare video video prendo. Attenzione. Non ci faccio per la doppietta. E c'è la presa sicura del portiere. Ma sarà in gola. Attenzione a William. Nainggolan. Grande intervento del difensore. Occhio a Werner. Conclusione murata. Prossima giornata di Serie A che metterà di fronte i padroni di casa a questo avversario. Grafica che ci mostra il calendario degli ospiti per la prossima giornata di Serie A. Occhio a Nainggolan. Ecco, William. Intervento comodo del portiere che dice di no a questo tiro. Pronto, reattivo, eh? Non era una parata impegnativa, è vero, ma è stato bravo comunque a rimanere concentrato. Pallone invitante. Può ricevere la posizione interessante. Va con il possesso palla. Palla che spiove. L'intervento del portiere su un bel colpo di testa. Il Real Madrid è uscito dunque allo scoperto, ufficializzando la chiusura della trattativa con un giocatore seguito da tempo. Volevano un giocatore in quel ruolo e sono riusciti. Palo. Attenzione, ma, però è ancora dai. Buona. Ma dai, non c'è. Occhio al contropiede qui. Possesso recuperato bene dalla difesa. Perdono palla banal. Ragazzi. Se vi richiedete perché sto facendo non ce la sto a fare cosa. A metri sulla fascia. Non è che c'ho problemi. Posizione ideale. Occhio, può crossare. Cerca il primo palo. Palla ribattuta, ma non è finita. La mette in mezzo. Palla spazzata via. Ottimo il pressing qui. Recupera. Ischierdo. Bella. Poggia. Ottime qualità nel possesso fin qui. Timo, parte solo contro tutti. Riconquista palla con un contrasto ruvido ma regolare. Contro tutti era un po' troppo. Prova ad andare lungo sulla corsa dell'attaccante. Vediamo cosa fa ora. Però scalibrato male, palla che termina direttamente sul fondo. Ci prova il tecnico ad arrivare al pareggio con questo cambio. Una mossa tattica, tentativo di riaprire la gara. Palla giocata sugli esterni. William. Nainggolan. Bravo qui a smarcarsi. Prova il tiro a giro. Ha sperato un gran gol qui. Purtroppo la conclusione dell'attaccante è risultata un filino troppo alta. Un tiro a giro che niente le pare, però. Insomma, non ci ho provato. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pier. Occhio al pallone filtrante. Può colpire da lì. Palo, ma il pallone torna in campo, pericolo. Grande parata questa. Ottima visione di gioco qui. Occhio a Werner. Sì! 4-1! Ok raga, siamo a 300 su 300. Due reti messe a segno finora, davvero un impatto devastante sulla difesa avversaria. Facciamo fare un po' di turno, un po' di turno. Continuano a regalare grande calcio, gol, e non hanno intenzione di fermarsi. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto. Sono schierati in campo i suoi uomini. No, raga, che bug. Stepinski. Attenzione perché è pericoloso. È in buona posizione. Vediamo cosa inventa ora. Conclusione debole, nessun problema per il portiere. Può ricevere la posizione interessante. Comodo l'intervento del portiere. Volevo beccare un altro ottimo passaggio. Vabbè,
Timo, bravo, bravo. Ecco il mister. Se no lo vedete anche voi. Ottima la verticalizzazione. Che palla che ha dato. Iniesta. Chiesa. Vabbè, si immola il difensore. No. Difficile pensare che il risultato possa essere in dubbio in questo finale. Gara a senso unico. Pallone interessante. Tocco intelligente. Grande opportunità. E il pallone entra. Ed è gol. Da elogiare, da sottolineare l'atteggiamento di questa squadra che, nonostante il punteggio negativo, ci ha creduto e ha trovato il gol. Risultato adesso sul 4-2. Hanno segnato, ma difficile. Si libera la grande. Bravissimo qui l'errore dell'attaccante. A tu per tu col portiere. Forse ha avuto paura, forse l'ha colpita male, ma da lì doveva fare decisamente meglio. Andiamo a bordo campo, Matteo. Quanto c'è ancora da giocare? Altri 3 minuti da giocare prima del 90esimo, Pier. Ottimo lavoro, Matteo, come sempre, grazie. Okay. Mamma mia, che vero. Attenzione. Lui. Se giocherà ancora per 2 minuti. Rodrigo! Lascia partire il tiro. Oh. Portiere che... Ok, raga. Smetta la conclusione senza nessuna difficoltà. Una sicurezza per tutta la difesa, la sua. Eh sì, Pier. Può concedersi distrazioni o sono guai. No, peccato. Stepinski, palla di nuovo alla Fiorentina. Ok, finita, bella. Ecco il triplice fischio. Chiesa. Finita. Eric Kurgan. Consigliatemi dei giochi per la PS4 da scaricare. Siamo all'intervista. Andiamo. Dei giochi per la PS4 da scaricare, perché comunque non ce l'ho, cioè non ho tanta fantasia, non ho nemmeno voglia, perché non ho voglia di provare a mettermi giù a trovarli. Link with Switch 88 premi 300 milioni, mamma mia. Vinicius, quanto c'è? 84, non lo sapevo. Grimaldo c'era 85, 86. Neres 85, buono. Neres 85, 30, buono. Oh, che bella. No, minchia, l'ho archiviata. No, non sbagliare. Vabbè. Papà. Credo manca veramente poco. Comunque raga, veramente continuo con il sotto, cioè qui anche un gioco bello da scaricare per la PS4. Credo che José Romero, chi è? Boh, vabbè. Meglio perché i giovani che entri e cresce è bello. Rafa Zaha Dalbert. Sì, Zaha. Ciao, Zaha. Ok, finita. Guardiamo a che punto sta Fortnite. Ok. Ragazzi, al 57% della copia del quarto aggiornamento. Non so perché, boh, un botto lento. Però vabbè, non giusto il tempo per un'ultima partita. Do a giocare. Italiano. Come sempre. Avanti. E andiamo.
Che abbiamo sta partita contro il Napoli, poi abbiamo quella contro il Manchester United. Raga, mentre Simone, io guardo quanto sta. Sto veramente lento quando fa la cosa dell'aggiornamento. Prova. E andiamo. Cioè Cristiano, perché non spiega a me di Cristiano Miraghi, cioè raga. Come. Come giocatore non mi permette mai. Però. Cazzo di dire, io faccio qualcosa per lui nel posto di. Pulgar. Ognuno lo faccio di cosa un po' pulgar. Ok. Ok. Minchia, no, raga. Posizione di un mandarino. Cosa sto giocando? Col triangolo. Cassa della vittoria da dedicare ai propri tifosi che anche oggi non hanno voluto mancare all'appuntamento. È tutto pronto per il via di questo match. Fiorentina che affronta il Napoli. Per la sera di oggi siamo in una delle città più belle del mondo, Firenze, nella culla del Rinascimento. Vi do il bentornato sulle frequenze di eSports. Con me, come sempre, c'è Stefano Nava. Chiesa! Tiro che non crea problemi all'estremo difensore. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Bella palla, Guido. Che verde. Oh, Ceballos, Dani Ceballos. Non c'è questo che ha comprato. Rimessa laterale per la Fiorentina. Prenderlo lì, al centro. I padroni di casa Costa possono vantare la difesa meno perforata Costa del torneo. I molti sottovalutano la fase difensiva, ma più importanza dell'attacco. Ma i migliori. Di testa. Ecco il gol dell'1-0. La sbloccano subito. Di testa. E questo è il replay del gol di prima della Fiorentina. Hanno sfruttato nel modo migliore l'occasione avuta. Non ha sprecato il cross che arrivava dalla destra. Impeccabile qui sia il cross che la finalizzazione. Uno spettacolo. Era nel posto giusto al momento giusto. La spedita in fondo alla rete. Davvero un gran gol il suo. Cercano spazi. Pallone perso. Lancio Castroviglio, ancora lui. Fabian Walker. Kramaric. Insigne. Cerca di bucare per il compagno. Ottima parata. Palo che respinge il pallone che è ancora in gioco. Avvio di match scoppiettante, non siamo nemmeno a metà primo tempo e entrambe le squadre hanno già trovato il gol. Pareggiano i conti con questo gol e l'impressione che ne vedremo degli altri. È per come si è messa la partita, Mamma mia, quanto cazzo è. Da molto da giocare. A spazio, a metri per crossare. Difensore in difficoltà qui, attenzione. Un tiro davvero inguardabile. Tocco profondo a scavalcare la difesa. È uno specialista di questi inserimenti alle spalle dei difensori, ma stavolta è scattato in anticipo. Timo Werner è pronto a guidare l'attacco, c'è travanti tedesco tra gli osservati speciali di questo match. Sta disputando un campionato, eccezionale, sotto il profilo realizzativo, come testimoniano anche i numeri. Messo a dura prova. La porta era rimasta incostruita e lui non ha sbagliato. Io sto alzando l'audio, il volume, perché è un gol fantastico, praticamente ha tirato da casa sua. E non ci ha pensato due volte per tirare da quella distanza. Ha scaricato in rete una portata micidiale. Aveva spazio davanti a sé, non ci ha pensato. E forse con un giocatore così bisogna andare sempre molto attenti nella marcatura. Si accentra. Chiesa.
Coraggioso il tentativo dell'attaccante, pallone che termina largamente sul fondo. Ma ci ha provato, non era facile colpire al volo e indirizzarla verso la porta, da apprezzare comunque. Oh, raga, fragile il gesto tecnico. Werner. Bravo, oh, qui il difensore che legge bene questo pallone. Gara di cui si è parlato molto sui social, anche per l'aspetto extracalcistico. A metri per andare. Sicuro l'intervento del portiere. Si è parlato molto di questo giocatore sui giornali e sui social alla vigilia di questo match. Si dice che abbia deciso di smettere col calcio giocato a fine stagione, una decisione che ci può stare vista anche l'età del ragazzo, vero Stefano? L'età sicuramente influisce, però finché il fisico regge e soprattutto finché si è disposti a sacrificarsi per raggiungere certi risultati, non vedo perché non si debba. Prova il tiro a giro, non sono andati troppo lontano qui dal gol del pari. No, assolutamente la palla è uscita di pochissimo. Già dentro da qui. Palla consegnata. Raga, io provo agli avversari. Non si sente nemmeno lo stesso. Maragna metri. William. Riconquista il pallone con un buon intervento. No. Ci sono metri per andare. Possesso gestito male, buono il recupero. William. Bravo qui a smarcarsi. Possesso palla per gli avversari. Ho capito, adesso non lo so. Vediamo forse qua. Forse qua. Ah, oh, ok. Ok. Palla interessante in profondità. Occhio a Verdi. Occhio qui alla ripartenza. Sale Walker. Arriva il fischio del direttore di gara, questa è una posizione di offside evidentemente. Sì, buon lavoro della difesa, tenuta alta la linea. Regalano palla agli avversari. Occhio a Verdi. È un tiro. Capito? Sì. Ok, manco sono. Potente, ma calibrato davvero molto male. Golan. Palla persa. Si sente. Crossa verso il centro. Palla che rimane ancora lì, pericolo. Werner. Cerca con questo lancio in profondità. Deve sfruttare questa occasione se vuole il pari. Gol della Fiorentina. 2-2. Che 83% manca 17% a fuori. Il portiere davvero non poteva far nulla qui, erano 2 contro 1. È stato lasciato solo per Luigi. Ha dovuto solo appoggiare in rete l'assist del compagno. Molto facile questo. Una partita pazzesca con il risultato che torna ancora una volta in parità. Sì. 180 secondi, questa è l'entità del recupero. Tradotto Pier, altri 3 minuti al termine. Va con il possesso palla. Fabian Ruiz.
si immola il difensore, interrompe bene l'azione intercettando il lancio, non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi, fila a questo. Sta a voi. No, vince, però non ce la faccio. Match che è ripreso, si riparte dal pareggio con cui si è chiusa la prima metà di gara. Verdi, Kramaric. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Riconquisterà bene il pallone grazie al pressing. Lorenzo Insigne. Fabiano. Insigne. Kramaric! Tirato malissimo, un pallone che finisce sul fondo. No raga, però se arriviamo a 150 iscritti questa è una promessa, verso il 3 di gennaio lo riporto. Palla riconsegnata agli avversari. Occhio al movimento dei compagni. Attenzione perché è pericoloso. Palla riconquistata con un'ottima chiusura. Cerca di bucata per il compagno. Nulla da fare. Si giocherà per la Team Cup nella prossima sfida. La Fiorentina in trasferta affronterà la Roma. E si affrontano due squadre che puntano decise alla finale. Sono curioso di vedere. C'è la prateria per andare. Cross controllato senza problemi. Attento qui il difensore che allontana. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Un tiro davvero inguardabile. Ok, 91%. Che era con 92%. Stavo di un attimo se no, no, veramente, ma va l'audio, lo sto sentendo dal telefono, va abile questo. Stefano, cosa pensi del match che attende adesso il Napoli? Affronterà l'Udinese nel prossimo turno di Serie A. Match da 50-50, difficile fare un pronostico. Mi aspetto un sostanziale equilibrio in campo tra le due squadre. Lettura perfetta e palla recuperata. Se non lo riporto più là verso la fine di gennaio. Melendo. Se non arriviamo a 150 iscritti. Quindi fatemelo vedere. Attenzione a Mertens. A metri per crossare. La giacca corta sul primo palo. Ha graziato qui il portiere con una conclusione debole. Nessun problema per lui. Doveva fare meglio da lì Stefano. No, assolutamente. Da lì bisogna buttare giù la porta. Invece l'ha appoggiata sprecando tutto. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Oddio, ho sbagliato. Mi sta al 98% per ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Decisivo l'intervento del difensore Kyle Walker. Si era parlato tanto del nuovo presunto acquisto. Ok, noi stiamo tanto su Fortnite. Noi stiamo su Fortnite e lo abbiamo appena dal 100%, eccolo qua. Ok.